Eccoci pronti per preparare la torta all'acqua alle noci. È semplicissima, potete tranquillamente prepararla insieme ai vostri bambini. Allora, ho qui già la farina, io sto usando una farina 00 per dolci, a cui andrò ad aggiungere della maizena. Iniziamo ad amalgamare. Andiamo ad aggiungere il lievito, tutta la bustina, e iniziamo ad amalgamare la farina, la maizena e il lievito. Aggiungiamo l'olio e lentamente andiamo ad amalgamare. Ora aggiungiamo l'acqua. E lentamente continuiamo ad amalgamare. Come avete visto, è una torta davvero semplicissima. Adesso aggiungiamo lo zucchero. E continuiamo ad amalgamare bene. A questo punto, una volta sciolto bene anche lo zucchero, aggiungiamo le noci che sono andata a tritare grossolanamente e continuiamo ad amalgamare bene. Ecco qui, una volta che abbiamo amalgamato il tutto, dopo aver aggiunto anche le noci, possiamo andare a versare il composto all'interno di una tortiera. Ed eccola qui, la torta è pronta per essere infornata. Adesso la infornerò in forno caldo, mi raccomando, caldo, a 180 gradi per 30-35 minuti. Poi naturalmente regolatevi voi in base ai vostri forni. Andiamo ad infornare. Infurniamo 180 gradi per 30-35 minuti. Ed eccola qui, la mia torta all'acqua alle noci è pronta per essere gustata. Vi ho anche tagliato già una fetta, guardate, l'ho tagliata in diverse fette per mostrarvela bene all'interno. Guardate quanto è soffice. È davvero semplicissima, vi assicuro che è deliziosa, ve la straconsiglio, anche molto molto leggera, adatta anche ai vostri figli, e potete prepararla insieme a loro per renderli partecipi. Davvero semplicissima, si prepara in 5 minuti. E niente ragazzi, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se provate a farla, come sempre, scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i miei prossimi video. Io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao.